Signor Sindaco, il problema dell'immigrazione è da sempre molto sentito in Italia. Anche qui a Trieste abbiamo, cominciamo ad avere dei seri problemi di afflusso, di eccessivo afflusso di persone. Cosa ci può dire della situazione della nostra città e più in generale anche quello che è accaduto recentemente nei rapporti tra Italia e Francia? Beh, innanzitutto i francesi già da quando hanno avuto quell'attacco al Bataclan sono usciti da Schengen, cioè tu per andare in Francia devi tirare fuori i documenti e ti fai un confine di Stato. Questo hanno fatto i francesi ormai da anni, anche contro l'immigrazione. In pratica se uno si presenta là loro ce lo rispediscono indietro, cosa che noi non possiamo fare invece con gli sloveni. Primo problema. E dopo Trieste. Trieste andava bene fino a quando non avevamo il grande problema di Lampedusa, perché adesso hanno tutti questi problemi a Lampedusa e non ci portano via quei 200-300 che arrivano al giorno a Trieste. Prima si caricavano sui bus e andavano in altre parti d'Italia. Oggi li abbiamo tutti qui, abbiamo una situazione drammatica. Pensa solo al campo scout, il Prosecco, c'è della gente che vuole vendere le case attorno perché non ne può più. Io credo che questo governo deve prendere seriamente l'idea che sto portando avanti da 20 anni. Prendiamo delle caserme, che ne abbiamo tante chiuse qua lungo tutto il confine orientale, e mettiamoli dentro, li diamo da mangiare, li curiamo e dopo li spediamo dove devono andare. Dobbiamo fare questi centri, chiamiamoli, di raccolta. La sinistra ha voluto questa accoglienza diffusa, che è stata una cosa folle, e l'hanno anche pagata, da Damiato, alle ultime elezioni. La ringrazio.